Torino vince il derby con Biella, per Cuore Giallo Blu abbiamo finalmente il piacere di rintervistare Mancinelli, un po' che per problemi suoi non siamo riusciti a vederlo in divisa. Bentornato Manci, innanzitutto. Grazie. Cosa hai trovato, velocissimo, perché sappiamo che hai fatto la 18ª intervista e c'hai anche un po' di fretta. Velocissimo, due parole sul tuo rientro. Hai rotto il ghiaccio col canestro, è la tua prima partita, diciamo, quindi c'è bisogno di te per completare questo roster e finire questa avventura che Torino ha incominciato nel migliore dei modi, direi ormai. Sì, è stata una partita buona, una giocata di squadra. Io ho fatto un approccio difensivo buonissimo, secondo me. Ovviamente in attacco non ho ancora la forza nel braccio per dare quello che potrò dare più avanti o che davo prima di infortunarmi. Ho provato all'inizio, visto che il gomito andava così, allora ho cambiato piano partita e mi sono dato solo sulla difesa. Però invece, nonostante hai attaccato il ferro molto bene, ti è mancato proprio questa abitudine. L'ultimo pezzo, alla fine hai detto: io la tripla qua la devo mettere, segliano tutti. Ho fatto gol, quindi mi mancava solo alzare la maglia e poi ero a posto. No, a parte gli scherzi, meno male che ho fatto i canestri, comunque mi sono un attimo liberato. Però ho detto: la cosa più importante oggi è il gioco di squadra, abbiamo fatto un'ottima partita di squadra, quello è la cosa che è più importante. Poi il mio canestro è bene, ma fondamentalmente è la squadra, me o un altro non conta. È bellissimo vincere il derby, ridargli il parziale dell'andata, rivedere Mancinelli. Oggi è una bella giornata per Torino. Bellissima giornata, poi ti ho detto: partita così, il derby e per tutto Torino è una cosa stupenda. Poi secondo me, se possiamo giocare, abbiamo il potenziale per giocare tutte le partite in questo modo. Grazie Mancio e complimenti per la tripletta. Prego.